Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Difesa a 3 con 5 centrocampisti. Qual è la tua opinione, Luca? Con questo modulo, Fabio, sembra di essere tornati agli anni 70, quando tutte le squadre giocavano in questo modo. In un certo senso è l'evoluzione del famoso catenaccio. Certo, oggi il ruolo del libero è pressoché scomparso. Si può dire che il suo erede naturale sia il regista arretrato. Si posiziona a protezione dei suoi difensori, non più dietro ma davanti, e ha il doppio compito di difensore aggiunto e organizzatore delle transizioni offensive della squadra. E dunque, calcio d'inizio. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Secondo me Kevin Strootman, un giocatore solido, di grande sostanza. Lui è molto efficace nei tackle, ma allo stesso tempo ha una grande visione di gioco che gli permette di smistare palloni di qualità. È un centrocampista che gioca a tutto campo, sarà protagonista in questi 90 minuti. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Lungo passaggio in avanti. Barella. Brozovic. Bella palla, devi approfittarne. Grande intervento, vale come un gol. Barella. Prova destro. Questa partita finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo ancora all'inizio, speriamo bene. Lautaro Martinez. C'è la palla lunga in avanti. Prova destro. Pandev. Destro. Riceve un pallone interessante. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Scatta verso il pallone. C'è il colpo di testa e c'è il gol dell'Inter. Prima rete per l'internazionale. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Gol dell'Inter. Ha segnato al 29° minuto. Numero 10. A 0 dunque. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Barella. Lukaku. Tentativo di allungare il gioco. È attento e allontana senza problemi. Pandev. Tocco morbido. Pericolo. Christian Eriksen. Brozovic. Palla a Lukaku. Mettila giù. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Lautaro Martinez. Lukaku. Lautaro Martinez. Vede la porta. Può provare. Beffa l'estremo difensore. Sembrano avere il totale controllo della gara. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Gol dell'Inter. Ha segnato la 33° minuto. Numero 9.
2-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Brozovic. Hai visto, Fabio? I loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Strootman. Scodella in avanti. Pandev. Può calciare! Ottimo intervento! Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi... Si riparte per il secondo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lukaku. D'Ambrosio. Masiello. Zappacosta. Prova a giocarla in profondità. Lautaro Martinez. Palla filtrata per Lukaku. Lautaro Martinez. Da lì può segnare. Da lì può crossare. L'appoggio sulla fascia. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Destro. Pandev. Chiudilo. Lukaku, autore di una rete in questa partita. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Evidentemente cercano di risolvere il problema all'origine, neutralizzando uno dei centrocampisti avversari più forti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Christian Eriksen. Lautaro Martinez. Cerca la profondità. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non perdere! Non farlo passare! Badel. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Lukaku cerca di pescare il compagno col filtrante. Palla a Lukaku. Perisic. Zappacosta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lukaku allarga il gioco. Scatta verso il pallone. D'Ambrosio. Dai, dai, dai! Non la perdere! Lautaro qui cercherà il tiro! E hanno segnato ancora! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Lautaro Martinez ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto.
Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Si riparte dal 3-0. Radovanovic cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Lukaku. Attento dietro. Tocco preciso. La gioca a sinistra. Ashley Young prova ad andare via con eleganza. Qui marcatura asfissiante. Barella cerca il tiro. Pallone lungo in verticale. Piazza. Strootman. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Difesa energica e decisa. La mette in avanti. Badel. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. In avanti vuol far salire i compagni. Ha la peggio nello scontro di forza. E l'arbitro dice che può bastare. Gara veramente a senso unico. Hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità. Solo pochi secondi ancora.